Ciao ragazze, allora voglio rispondere al video tag di B89 Nero 88 dal titolo Le 8 cose che indossiamo maggiormente. Queste 8 cose che dobbiamo mostrare devono essere o un rossetto o un lip gloss, orecchini, maglia, smalto, scarpe, prodotto per capelli, profumo e borsa. Io vi farò vedere. Diciamo, per ognuna di questa categoria vi farò vedere le cose che utilizzo nella quotidianità, quindi non cose più eleganti che magari metto di sabato per uscire, per occasioni, ma essendo appunto oggetti che indossiamo maggiormente, sono oggetti della quotidianità e quindi vi farò vedere quelli. Allora, per quanto riguarda il primo, cioè il rossetto o lip gloss, io uso maggiormente Lucidalabbra e quindi quello che sto usando ultimamente è questo fior di magnolia numero 2, che diciamo è bianco con brillantini e dà quel giusto effetto di lucentezza e niente di più, molto, molto naturale. Quindi questo è il primo oggetto, poi il secondo gli orecchini. Allora, io ho tre buchi, due sull'orecchio destro e uno su quello sinistro. Nel secondo buco che ho a destra metto solitamente una perlina e lo lascio fisso, ho sempre questo. Mentre invece di qua, cioè ai buchi normali, classici, quelli sul lobo, metto questa scarpetta. Questa scarpetta molto carina che comprai, mi regalò mia madre quando andammo a Vasto in Abruzzo. Li vedemmo su una bancarella e li prendemmo. Mi piacquero molto, poi vanno abbinati sempre quasi a tutto perché hanno queste perline colorate, quindi posso giostrare un po' i colori e vanno sempre bene. E quindi questi. Poi maglia. Allora, premetto che io sono una patita di maglioni a collo alto e quello che sto usando in questo periodo maggiormente, che mi ha regalato mio fratello all'OBS, aspettate, è questo maglione verde petrolio che ha questo super collo, vedete? Così. Il maglione è a manica corta, quindi io lo uso con i lupetti, come in questo caso. Ha questi bottoni enormi, insomma mi piace molto, molto accollato e mi piace veramente tanto. Poi lo smalto. Allora, quando non ho voglia di fare decorazioni metto lo smalto nero su tutta l'unghia e basta. E quindi per farlo utilizzo il nero crystal numero 17. Insomma, mi faccio le unghie tutte nere e vanno bene qualsiasi cosa mi metta. Quindi non ho problemi se mi metto un colore. Poi le scarpe. Allora, per le scarpe c'è una lunga storia. Nel senso che, essendomi trasferita in Veneto, nella nuova casa, praticamente quando ho fatto, diciamo, un po' di trasloco, ho portato tutte le mie scarpe. Tutte. Io uso molto, ho tantissimi stivali, che sono tutti lì. Quando sono riscesa, credevo di risalire poco dopo, in realtà poi sono rimasta bloccata qui perché ho dovuto finire di scrivere la tesi, mi vedevo molto spesso col professore, quindi non potevo fare Campania Veneto ogni settimana, impossibile. E quindi sono rimasta qui con pochissimi stivali. Quelli che mi sono rimasti e che uso tantissimo anche perché sono comodi, sono questi neri, semplicissimi, sono bassi. Sono comodi e vanno sempre bene, quindi queste sono le scarpe che metto di più. Vanno bene sotto i jeans, vanno bene sotto le gonne, vanno bene sempre. Poi, prodotti per capelli. Allora, ultimamente sto usando una spuma Bilba, una spuma extra forte, che è questa. Allora, io ho sia questa Lisci Impiega e sia questa Ricci Impiega.
sono praticamente il prodotto è lo stesso, solo uno lo metto quando ho voglia di passare la piastra e metto questi liscia in piega, e invece questo quando voglio renderli un po' più voluminosi, per quello che ci riesco, e utilizzo appunto i ricci in piega. E nulla, è una spuma semplicissima da utilizzare, insomma, come tutte le altre. La metto sui capelli bagnati. E devo dire che è molto più funzionale questa ricci in piega che questa lisci. Ok, poi, profumo e borsa. Allora, come mio profumo, insomma, quello che amo maggiormente è quello Dior, J'adore, e vabbè, però nella quotidianità quello lo uso per le occasioni, per le serate, eccetera. Nella quotidianità invece utilizzo o gli Smarty Bon Bon Malizia, oppure ultimamente sto usando veramente tantissimo Tesori d'Oriente Jasmine di Java. Questo profumo è bellissimo, è aromatizzato, è fresco, semplice, insomma, mi piace tanto. Era di mia madre, dico era perché me ne sono impossessata io e adesso lo sto usando veramente tantissimo. Ok, e poi la borsa. Allora, la borsa che uso maggiormente in questo periodo, cioè che uso solitamente tanto, è questa. Niente, è una borsa semplicissima nera con questi cosini appesi, con il manico, e grande abbastanza da potermi permettere, insomma, di mettere di tutto di più. E niente, questi erano i miei 8 oggetti preferiti, insomma, che uso maggiormente, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!